Ed ora vediamo cosa c'è sullo scaffale, la rubrica editoriale di Carlo De Cesare. Sono qui per denunciare la mistificazione che la casa editrice Cento Autori porta nei confronti miei e nei confronti dei lettori soprattutto. Spacciano questo testo, poteva andare peggio, come una raccolta di racconti umoristici. In realtà sono racconti dolorosi e molto sofferti. Tutto è cominciato quando ho inviato in casa editrice il manoscritto. Mi hanno subito chiamato e questo mi ha reso felice. Abbiamo letto il suo testo. Bene, ho detto io. Ci è piaciuto molto. Benissimo, ho aggiunto. Ci siamo fatti un sacco di risate. Mi sono molto depresso. Ma come, ho risposto. Questo testo è metà strada tra i dolori del giovane Werther e le ultime lettere di Jacopo Ortis, e voi mi dite che avete riso. Che facciamo? Pubblichiamo? Hanno aggiunto. Va bene, pubblicate. Ora mi rivolgo a voi, che siete lettori smaliziati, lettori competenti e capaci. Vi prego, leggete questo libro e fatemi sapere. Non vi dico che dovete piangere, ma almeno vi supplico. Non ridete, perché non c'è niente da ridere. Vi prego, non ridete.